Il 20 settembre un tempo era festa nazionale, oggi viene ricordata solamente per il suo valore storico, la breccia di Porta Pia e il completamento dell'unificazione d'Italia. Per celebrare questa ricorrenza, come ogni anno, a Ravenna si è organizzata la giornata dell'orgoglio laico, per sottolineare come il credo di Cavour, libera Chiesa, in libero Stato, sia oggi di fatto ormai dimenticato. Il 20 settembre era festa nazionale, fu istituita quale festa nazionale nel 1874, quindi 4 anni dopo la breccia di Porta Pia, e fu abolita nel 1930 dal fascismo che le sostituì la festività dell'11 febbraio, anniversario della cosiddetta conciliazione, ossia dei patti lateranensi sottoscritti appunto l'11 febbraio del 1929 e che poi recepiti nella Costituzione repubblicana, grazie al compromesso in Assemblea Costituente tra le due principali forze politiche, cioè la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano, disciplinano tuttora i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica. Motivo per cui anche con l'avvento della Repubblica Democratica si ritenne opportuno politicamente, non reintrodurre la festa del 20 settembre. Festa che invece sarebbe importante reintrodurre, che quindi è stato bello e significativo che venisse ricordata oggi a Ravenna, città molto sensibile a questi temi, perché ha un profondo significato non solo storico e politico, ma anche simbolico. L'entrata dei bersaglieri a Roma il 20 settembre del 1870 infatti non significò soltanto il naturale ricongiungimento di Roma all'Italia, ma anche e soprattutto l'abbattimento del potere temporale dei papi e quindi in definitiva la riconsegna della Chiesa cattolica, della Chiesa di Cristo, alla sua vera e più autentica missione spirituale. Quindi, in definitiva, la riconsegna della Chiesa stessa alla sua essenza di libertà. Il 20 settembre coronò quindi la costruzione, iniziata nel 1861, nel segno del principio cavuriano della libera Chiesa in libero Stato, di uno Stato laico, dove per laicità dello Stato si intende una garanzia di libertà nella legge per tutti i cittadini, quale che sia il loro credo o non credo, e quindi una garanzia di libertà per la Chiesa stessa. Quindi, in sostanza, oggi invece, quanto è laico questo Stato? Personalmente ritengo che non lo sia affatto. Credo che ogni evidenza ci dica che soprattutto in questa particolare congiuntura politica e culturale, nella cosiddetta Seconda Repubblica, le gerarchie vaticane, con l'acquiescenza di pressoché tutte le forze politiche impegnate nella rincorsa al fantomatico voto cattolico, abbiano finito per costituire un vero e proprio governo occulto che influisce direttamente sulle scelte politiche di fondo e quindi sulla vita stessa di tutti i cittadini, credenti e non credenti, cattolici e non cattolici. Ma sono le conseguenze, ripeto, dell'accoglimento nella Carta Costituzionale Repubblicana dei patti lateranensi del 1929, con tutte le nefaste conseguenze che per l'appunto ancora oggi scontiamo. Basti pensare, per fare solo alcuni esempi, ma ne potremmo fare all'infinito, alla questione dei finanziamenti pubblici alle scuole private cattoliche o alla questione ancor più spinosa di come sono affrontati in questo paese, ma sarebbe meglio dire come non sono affrontati in questo paese, i temi della bioetica. Federico Lega per Ravenna Web TV.